Bisogna fare un distinguo rispetto alla perdita occupazionale che certamente una chiusura dell'ospedale San Giovanni di Dio finirebbe col comportare. Le due differenze riguardano uno il personale medico e paramedico e l'altro invece quello dei servizi che si svolgono dentro l'ospedale ma che sono dati in appalto a servizi esterni. Per esempio, per partire da quest'ultimi, che sono quelli che sento a bando, sono quelli che immediatamente cesserebbero di lavorare con la chiusura dell'ospedale San Giovanni di Dio, noi le abbiamo quantificate in 153 unità e crediamo che per l'economia agrigentina ed in particolare di tutta la provincia questa sia una perdita incredibile, insomma, molto alta. 153 famiglie fra i lavoratori della mensa e i lavoratori delle pulizie ed i lavoratori del servizio di vigilanza, perché questi sono un po' le unità che vi vengono applicate, la caduta di posti di lavoro è sicuramente molto alta. A questi vanno ad aggiungersi il cosiddetto precariato dell'ospedale, quindi i medici che sono a contratto ed a progetto ed anche il personale paramedico che i numeri rispetto a quest'ultimo pezzo credo si aggiri intorno a da 40 a 50 unità. I lavoratori dipendenti dell'ospedale San Giovanni di Dio non perderanno il posto di lavoro ma si sposteranno là dove quei posti letto verranno a trovare una sede. Dobbiamo distinguere l'emergenza dall'urgenza, sia dal punto di vista strettamente legato ai servizi, sia per quanto riguarda anche lo stesso rapporto che c'è tra reparto e reparto. Ci sono alcuni reparti che andranno chiusi, probabilmente con la chiusura dell'ospedale San Giovanni di Dio, penso all'oculistica, ci sono alcuni settori che probabilmente non potranno avere in altri ospedali la propria sede, mentre invece devono trovarsi, mentre i malati finirebbero con l'essere trasferiti, ma il personale che li opera non sarà licenziato, si trasferirà, si metterà in mobilità. L'ospedale San Giovanni di Dio, come avete visto, è una sorta di L. All'interno di questa L c'è una piattaforma che non è stata costruita né nel periodo, né con i metodi, né probabilmente anche con i traffici della famosa L. Questa piattaforma, che regge su una piattaforma di cemento armato e costruita quasi tutta con acciaio, dove oggi sono le sale operatorie, potrebbe essere utilizzata. Quindi quando noi abbiamo chiesto di essere ricevuti e c'è stato allora quel confronto, noi abbiamo avuto un confronto con l'assessore Russo, del quale ne abbiamo condiviso nel tempo anche il piano di riorganizzazione, perché oggi parliamo dell'ospedale San Giovanni di Dio, ma l'ospedale per le emergenze che la decisione del Tribunale, la decisione della magistratura lo mette, diciamo così, sotto osservazione. Ma l'abbiamo chiesto di metterlo sotto osservazione già prima, una settimana prima della famosa decisione della sentenza. Noi avevamo in quell'occasione chiesto che l'ospedale San Giovanni di Dio trovasse un tavolo di confronto e di contrattazione, perché avevamo da affrontare tre questioni fondamentali. Intanto la questione degli organici dell'ospedale, intanto la questione della riorganizzazione interna e quella della strumentazione, perché mentre da un lato dal prossimo primo settembre, come sapete, medicina del territorio ed ospedali si riuniranno in questa provincia di Agrigento, parlo della nostra provincia perché la realtà dove il San Giovanni di Dio sta, mentre nella nostra provincia noi abbiamo due aziende ospedaliere, la San Giovanni di Dio e quella di Sciacca, qui abbiamo due ospedali, quello di Ribera, di Canicattì e di Licata, che sono invece sotto l'ASL, quindi abbiamo tre strutture, una che è quella dell'ASL e due invece che sono aziende ospedaliere. In questa maniera invece la riforma del Russo, che noi abbiamo anche convenuto sulla necessità di un riordino generale, perché insieme, come si dice, medicina del territorio ed ospedale si riuniscano, perché insieme rappresentano il pezzo che guarda alla qualità della salute dei cittadini per diversamente svolgere funzioni, ma per avere anche una sorta di vasi comunicanti che rendano quel servizio più vicino al cittadino. Abbiamo anche rispetto ai problemi di staticità e anche di sicurezza, ne abbiamo avanzati, perché certamente, perché quando è stata un po', insomma, si è temuto, perché no, della presenza di amianto per esempio dentro l'ospedale, poi gli esami hanno detto che così non era, ma certamente, insomma, il linoleum nelle corsie che si sollevava e da sotto sembrava essere sul viale delle dune con tutta quella sabbia che veniva su, insomma, per la verità qualche dubbio ce lo faceva avere rispetto alla staticità, no, ma rispetto a come il lavoro era stato fatto.
Intanto l'ospedale di Agrigento non deve lasciare Agrigento, in nessun modo. Quindi noi diciamo ospedale San Giovanni di Dio, ospedale da campo, ospedale strutture viciniore, insomma non lo so, se dovessimo cercarla, l'Areasi per esempio, all'Areasi è stata costruito, c'è un intero edificio grandissimo dove è stata costruito per fare un centro di formazione, ebbene perché no, lì potrebbero andare, quindi noi non la mettiamo neanche, non vogliamo neppure ipotizzare il caso in cui l'ospedale ad Agrigento venga portato via. Se Agrigento dovesse essere privata del suo ospedale, noi abbiamo seri dubbi che Agrigento possa ritornare ad avere il suo ospedale. Questo significa naturalmente non poter più trovare qui posto di lavoro i tanti che andranno messi in mobilità.